Se ti piace il calcio, passa dal mio profilo Instagram. Non credo la vinceremo. Abbiamo ancora una mentalità limitata trasmessa dall'allenatore. Vedi Juve-Manchester di quest'anno. Spero di sbagliarmi, ma quest'anno le sole partite che mi sono piaciute sono state quella vinta con il Napoli, quella vinta Manchester ed il ritorno, ma solo 85 minuti e poi persa. E non dico altro. Allora, se mi hai permesso, altro lo dico io, va bene? Credo che sia la prima volta che decido di fare un video inerente solamente un commento invece che rispondergli sotto. Ma apriva scenari talmente interessanti che ho detto, beh dai, facciamoci un bel titolo clickbait per poi spiegare che in realtà non è clickbait, così YouTube Italia è contenta. Io non so più come fare, non ho più idee di come spiegarlo, di come dire la mia idea, che poi può essere sbagliata, per amor di Dio, magari questo JT Kirk ha ragione lui e io sono un povero deficiente, questo non lo possiamo sapere. Ma per l'amor della miseria, se Allegri, che ha vinto quasi tutto nella sua vita tranne quella benedetta Champions, e porca vacca, vi prego, prima o poi fatemi vincere una Champions perché non ce la faccio più a parlare di quella cazzo di coppa. Un allenatore che ha vinto tutto, ha allenato campionissimi del calibro di Ibra, di Cristiano Ronaldo, o che ne so, Thiago Silva, Buffon, Tevez, o non me ne vengono più in mente altri, di Dybala, Morata, Pogba, e Vidal, Pirlo. Se li ha allenati tutti, e quando un allenatore riesce ad allenare determinati giocatori, anche con caratteri difficili, vedi Ibrahimovic, vedi Boateng, vedi Tevez, mi viene da dire, ma secondo voi davvero non è in grado? Ma secondo voi davvero questo non ha la mentalità vincente? Io me lo vedo Ibra che entra ai tempi del Milan, quando Allegri veniva dal Cagliari, quindi non una dimensione, invece dalla Juve veniva dal Milan, quindi è già un po' più. Entra nello spogliatoio Zlatan, lo guarda e dice, uè Max, ma cosa stai dicendo? Ma secondo te io do retta a te? Sì, l'ha fatto e ci ha vinto uno scudetto, poi lasciamo stare che ne ha perso un altro, il gol di Buntari ancora qua che gira come un fantasma. Stessa cosa per Tevez, si pensava, mamma mia, come faremo a gestire la Pash con un carattere così cattivo? E guardate un po', Tevez è stato uno dei migliori acquisti della Juve post Calciopoli, per quanto mi riguarda. Quest'anno con Cristiano Ronaldo si diceva, ma questo che ascoltava Zidane, e poi neanche Zidane ascoltava, che era un pallone d'oro. Ma secondo voi ascolta Allegri? Sì, lo fa. E se lo fa Mandzukic, cioè Mandzukic fa il terzino per Allegri, cioè, rendiamoci conto. Allegri vince sempre, fa vincere la Juve sempre in Champions, non c'è ancora riuscito, ma insomma, manager come Mourinho e Guardiola l'hanno vinta non sempre, e allenano da più anni, magari non Guardiola, però a questi livelli sì. Eppure Allegri rimane un allenatore incapace, incompetente, che se ne deve andare solamente perché per tanti non c'è la mentalità vincente, e perché la Juventus non gioca bene. Quindi giocare bene uguale vincere, a casa mia non è proprio così, però vabbè, tanti la pensano così, ok.